Buongiorno popolo di YouTube, come state? Spero tutto bene. Io sono Jasmine, benvenuti e bentornati sul mio canale. Per chi di voi non lo sapesse, io studio anche il francese tra le tante cose. L'ho studiato alla scuola superiore e ciò che ci insegnano a scuola non è ciò che in realtà viene detto nella vita reale. Che novità, eh? Quante volte vi è capitato di studiare un qualcosa da un libro di testo e poi, quando magari vi siete ritrovati a parlare con un madrelingua, questa persona vi guardava un po'? Perché la lingua è viva, cambia, muta in base agli slang e ai trend del momento. E io ho imparato il francese attraverso tanti video su YouTube, tanti YouTuber che magari vi faccio vedere o vi linko qui sotto. E posso dirvi con certezza che è da loro che ho preso come veramente un francese parla. Quindi fidatevi che oggi vi insegnerò delle frasi, delle parole incredibili che faranno dire ad un francese: oh mio Dio, sei davvero ad un livello superiore. Perché diciamoci la verità, quando studiamo una lingua non ce ne frega niente del voto. Vogliamo solo che un madrelingua venga da noi e ci dica: cavolo, pensavo che fossi un madrelingua. Disclaimer però, non usate queste parole con persone che non conoscete, ma solo con persone con cui avete confidenza. Quindi ecco parole, frasi o qualsiasi altra cosa voi vogliate che andranno a far dire alle persone: cavolo, sei veramente un francese. Partiamo subito con la prima cosa. Non so voi, ma quando un mio amico è particolarmente divertente e simpatico durante la giornata, mi viene praticamente da dirgli: hai mangiato pane e simpatia a colazione? Lo sapevate che in francese c'è un equivalente a questo? Quando una persona è particolarmente divertente e simpatica o si sforza di esserlo, ma in realtà è solo irritante, potete pensare di dire: t'as mangé un clown? T'as fait l'école du rire? T'as fait l'école du rire. Letteralmente hai fatto una scuola per essere così divertente, hai fatto la scuola della risata. Chiaramente è tutto sarcasmo. T'as mangé un clown? Ti sei mangiato un clown? Ou quoi? Non c'è cosa più francese di dire ou quoi alla fine di una qualsiasi frase. T'es défoncé ou quoi? C'est facile qua. Questa è un po' cattivella. T'as séché le cours quand t'étais jeune qua. Ou quoi è un po' come il nostro o cosa. Letteralmente è o cosa, ma non so se si usa o cosa in italiano, non credo. Perché non è tanto cosa dite, ma il modo in cui lo dite, la saccenza tipica di chi parla francese. Avete presente quel giochino o quella battutina che ormai non fa più ridere nessuno? Che quando chiedete che ora è, la gente vi risponde: è l'ora di ieri a quest'ora. Oppure: è ora che ti compri un orologio. Lo sapete che c'è un equivalente anche in francese? Et il est quelle heure? Il est l'heure de t'acheter un montre. Ou pire, il est l'heure qu'il était hier à la même heure. Questa battuta non fa più ridere, ma se non volete far ridere, questa è la battuta perfetta, quindi ce l'avete, scrivetevela. Ah, poi ovviamente se avete altre cose da aggiungere, i commenti sono qui sotto, eh. Ah, questa è un'altra battutina molto divertente che forse fa ridere solo me. È presente quando salite in macchina di qualcuno e quel qualcuno non sa guidare? Non so perché faccio così. Tu l'hai où, ton permis? Dans une pochette surprise, dans un Kinder. Non so, a me fa ridere. Altra cosa, non è oui, è ouais. Oui solo in contesti formali, forse neanche in quelli. Ouais, je sais, ouais, moi aussi, je trouve ça. Ouais, mais c'est pas possible, là. Ouais. Il ne, nella negazione, non deve esistere. Quantomeno non nel parlato. Non è je ne sais pas, è je sais pas. Addirittura je sais pas. Tipo una Ferrari che vi sfreccia di fronte, ok? Potete andare così. Je sais pas. Il ne, dimenticatevelo, proprio scacciatelo via così. Perché il francese vive d'abbreviazioni, vive d'abbreviazioni. Anche il y a non è il y a, è ya. Y a ton soeur là? Quindi anche qui, ya. Quando vi fanno una domanda e voi dovete rispondere o sì o no, oui, no, o meglio, ouais, no, metteteci un ba. Ba, no, ba, ouais. È la vostra attitude, il vostro sassiness, il vostro sarcasmo che dovete far emergere. Infatti, avete presente quando in italiano ho cominciato a fare sì, perché Ogni lingua ha l'equivalente per questi suoni. In francese potete usare bon, moi, je trouve ça, bah, je sais pas, moi, en fait, genre, on peut aller là, si vous voulez, ou je sais pas quoi, moi. Di nuovo, sassiness, attitude ai massimi. Altre due paroline, due, che non trovate nei libri di testo, sono truc. Va usato ovunque. È un po' l'equivalente nostro del cosa cosare. Mi dai quel coso? Cosami quella cosa? In francese c'è truc. Ramène-moi ce truc-là. Mais bon, ce truc-là, c'est pas difficile à faire. E poi abbiamo mec. Diciamo che è l'equivalente di bro, però veramente è utilizzata e buttata ovunque. Mec, te défoncé o quoi? Ah, moi, mec, je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu dois faire, là, mec? Altra cosa, il nu. Esiste ma non esiste. O meglio, questo ve lo insegnano anche nei libri di testo, forse, non lo so. Però nessuno dice nu per dire noi. Si utilizza on. Perché è più breve, perché suona meglio, perché fila meglio. Non è nous allons là, è on va là. Bref. Bref è veramente anche questa una parola che va messa ovunque, potete metterla ovunque. Finite di parlare di un discorso lungo, bref. C'est ça. Bref, je sais pas. Bref, on va là. Bref, bref, bref.
ovunque, dovete metterlo ovunque. Ultima cosa che ho voluto tenere per ultima, le parolacce. Impossibile che le troviate nei libri di testo, ragazzi. Allora, noi abbiamo una parola in italiano che possiamo mettere in ogni frase e ha sempre senso. Ma penso che abbiate capito qual è. L'equivalente in francese è putain. Ed è veramente usata e strausata. E significa sia ciò che pensate che quella parola filler che potete mettere ovunque. Quindi diciamo che ha tanti significati. Per dare più enfasi potete aggiungerci merde o putain merde. Raga, io ve lo dico, utilizzate queste cose che vi ho detto e veramente passerete per dei francesi. Conoscete altre parole che non vi insegnano nei libri di testo? Fatecele conoscere qua sotto, così magari ce le studiamo e ce le impariamo tutti quanti. Se studiate francese, qual è stata secondo voi la parte più difficile dell'imparare questa lingua? Qual è la parte più facile e più difficile? Inoltre, volete che faccia un video del genere anche per quanto riguarda le altre lingue, tra cui magari il coreano? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate, iscrivetevi se già non l'avete fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video.